personale, la quindicinale che abbiamo chiesto, ospitiamo al Capri, c'è Angela Sorbo. E per me è un piacere innanzitutto presentare questa mostra, perché finalmente portiamo al Capri l'arte del mosaico e soprattutto facciamo rendere conto quanto una tecnica così antica possa diventare pop e contemporanea. Quindi Angela, grazie a te, grazie per queste meravigliose opere, che ogni pezzettino veramente è un gioiello. Angela, innanzitutto io devo dire che lei ha studiato, è maestra d'arte, subito dopo si è laureata all'Accademia delle Belle Arti a Bologna e poi a Ravenna. Ha studiato, ha fatto diversi master e ha... Insomma, tu hai studiato? Voglia, visto? Insomma, ti sei specializzata perché proprio in arte, proprio nel mosaico. Innanzitutto io volevo sapere come ti sei appassionata, come ti sei avvicinata comunque all'arte del mosaico. Ho provato un po' di tutto, decorazione, scultura, e poi dopo mi sono innamorata di queste tessere colorate. E quindi niente, dall'ultimo piano dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, insieme a un mio prof, proprio lui mi ha indirizzato, mi ha detto: no, tu sei portata, vai. E mi sono trasferita a Ravenna. Infatti, beh, la patria, no? Sì, assolutamente. E dimmi, è il passaggio poi, no, dallo studio comunque, no, del mosaico bizantino, come poi ci sei arrivata, no, ad apportare proprio come stasera per esempio la cucina, la tradizione poi campana? Perché sono campana, quindi ho detto, 3 anni fa mi sono trasferita da Ravenna e quindi sono tornata da mamma e papà. E quindi niente, ho detto facciamo che almeno insomma questa è terra fertile, non, anche vergine, e non c'è, quindi e quindi poi hai aperto un laboratorio, sì, a Capodrise, una piccola città, insomma, anche se l'obiettivo è Pompei, quindi si inizia pian piano. Si lavora sui prodotti campani proprio per questo, perché comunque fanno piacere sia qua, insomma, che poi ai turisti, volendo. Si inizia dalla cucina. Si inizia dalla cucina. Poi voglio ritornare appunto a fare Mosaico Lab, che è appunto il tuo laboratorio. Tu tieni anche dei corsi. Sì, non sono proprio ufficiali, perché... no, perché... Vabbè, però ci sono anche giovani, no? Io ho visto le foto che vengono, ti seguono. Sì, sono impegnativi e non sempre riesco a coniugarli con il lavoro, però danno un sacco di soddisfazione ai bimbi, perché sono... non lo so, cioè riescono sempre a reinterpretare una cosa, l'altra, a modo loro, e anche per essere, non lo so, penso che sia, no, solitamente li vediamo con la pittura, però col mosaico secondo me funzionano molto di più, poi è meditativo, poi è stato, cioè no, sì, stanno lì a toccare per sé, infatti la bidimensione che diventa tridimensionale, e anche loro si divertono, sì, sì. Assolutamente, infatti io mi chiedo se è difficile poi tecnicamente, no, trovare la profondità, le sfumature, no, è un po' come lavorare, prima te lo dicevo, lavorare con i pixel, no? Stando sì, al computer, la prima immagine che mi ritorna contemporanea, attuale, sono i pixel. Sì, diciamo che penso che fino a che non avessi conosciuto il mosaico, non avevo questa sensibilità ai colori, invece poi dopo... Ti sei avvicinata? Sì, sì, anche, sì, sì, e devi giocare tanto col colore. Poi, vabbè, io uso tanto il marmo, che è naturale, però anche lì, insomma, è cercare la venatura, quindi è più un... è uno studio continuo. Sì, continuo. E il marmo mi dà grande soddisfazione comunque. Bene. Allora, io Angela ti auguro il meglio, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti futuri, e per Pompei, proprio, no, è in direzione di tutto traguardo. E niente, io voglio ricordarvi che questa personale resta qui al bar per altri 15 giorni, quindi avete tutto il tempo di gustare effettivamente faccio a pezzi la cucina di Angela Sorbo e vedere ovviamente le tessere con una luce naturale che forse renderanno ancora meglio. Io vi lascio nelle splendide mani di Carmine Cataldo al pianoforte, Antonio De Luisi al basso e Franco Gregorio alla batteria. Grazie ancora Angela Sorbo e a Fare Mosaico Lab.